Sì, sono favorevole. Perché? Perché è comodo, eccolo. La ricetta sul telefonino è comoda, difficile dire il contrario. In farmacia basta mostrare il cellulare con il codice ricevuto via mail dal proprio medico curante e si possono comprare i medicinali. Una pratica resa necessaria dalla pandemia che ora il governo ha deciso di far diventare strutturale con l'approvazione del decreto semplificazioni. È più rapido il rapporto che ho con il mio medico di base. Io gli faccio la richiesta. Oltre a essere inviata a me, può essere inviata anche direttamente alla struttura, alla farmacia, quindi è tutto molto più rapido. Oltre al piccolo aspetto del risparmio, no? di carta, di consumo di carta. Sistema veloce, immediato, che non crea anche meno possibilità di traffico anche nelle strade romane, quindi permette anche al paziente di stare comodamente a casa e ricevere la posta, la certificazione elettronica. Tanti vantaggi dunque, ma c'è anche chi sottolinea gli aspetti negativi della ricetta elettronica, come questa farmacista. Prima i pazienti, per poter ritirare le ricette, dovevano entrare negli studi medici. Avendo un piccolo problema, il medico poteva dare la sua presenza, il suo consiglio. Adesso invece non fanno entrare più nessuno, mandano le ricette nelle farmacie e noi siamo costretti a stare ore intere a scaricare le ricette, sottraendo il nostro lavoro al banco, e i pazienti sono costretti anche per piccole patologie a andare nei pronto soccorso, e i pronto soccorso sono intasati. L'aspetto negativo è per le persone adulte, quelle anziane, perché non sanno a chi rivolgersi, come fare, tanti non hanno neanche un cellulare, diciamo, tipo il nostro, hanno quello più modello più vecchio.